Buongiorno ragazzuoli, buongiorno, oggi è il 2 luglio, martedì 2 luglio, scusate se non ho cominciato prima, ma sono dovuto andare via presto, sono dovuto andare via alle 7:40, sono andato partito con la mamma della Lia e sì, la mamma della Lia, la mamma di Matteo, la Lia, e la sorella di Matteo, la Rebecca, quindi abbiamo portato a Prato perché doveva andare a vedere l'esame del suo ragazzo. La Rebecca doveva andare a vedere l'esame del suo ragazzo. Abbiamo fatto un po' di rifornimento per bere. Nel tornare, che è successo? Ora vi spiego. Che è successo per tornare? Per imbucare la strada per tornare qua in Emilia Romagna. Abbiamo. No, no, è scappato il cane! Perché si è spaccato proprio lui, no? Vabbè. Ora si prende il cane, però che è successo? Che per passare, come vi spiegavo, per passare Chi è la Molly? e venire qua in Emilia Romagna è passato un camion cui è andato veloce e ci ha fatto, diciamo, non dico tamponare, però ci ha fatto frenare di forza e ci ha fatto strappare la ruota, come potete vedere. Potete vedere la ruota qua, è qua, tutta tamponata, tutta rotta. L'abbiamo cambiata con una di scorta qua. Un'impresa, cioè un'impresa. La ruota è questa qua cambiata. Non so se si vede, è cambiata qua. E niente, questo è successo questo. Noi si era previsto di tornare verso l'11, l'11 e mezza e siamo arrivati ora, siamo arrivati alle 2:20. Che è proprio un casino. Poi c'era il traffico e il resto. E niente, per fortuna sono io ho deciso di andare con la Lia, se no lei si ritrovava da sola. Ed era un casino. Quegli altri due dormono, c'è qua Matteo che ha portato cani fuori i cani. E ora si mangia. Gli altri due se dormono non si svegliano, cazzi loro, mangeranno quando si sveglieranno. Noi siamo qua ora. Tutto risolto, per ora. Poi nel pomeriggio la Lia andrà a riparare la macchina. Andrà a riparare almeno la ruota, a vedere cosa si può fare. Non devo boccare. E niente, questo. Abbiamo preso le L'importante è che provviste. sono riuscita. Qui c'è Matte. E niente, ci vediamo dopo. Lo so, Franco, non ho trovato nessuno per Vai, gonfiarmi. ciao. Scusate, questo è un extra. Tornato a casa, qui c'è Tizi, qui rilassato, e qui c'è Amy. Qui c'è Amy che dorme, siamo un cadavere. C'è Amy che dorme, minchia, se poi cosa hai messo nel mio letto. Però, questa cena non devo farvela perdere. Vabbè, questo era un extra. Ciao. Salve ragazzi. Allora, in questo momento Manuel si sta truccando. Manuel si è già truccato. Andiamo a vedere Manuel che si trucca. Gliel'hai Intanto detto! abbiamo già. No! Abbiamo Matteo che si è appena finito di No! Sei truccare. un pezzo di E merda, adesso c'è qua lo Manuel che si sta truccando. Leva la mano, leva la mano. Abbiamo. Ma non gliel'hai detta, È una me l'hai servita sul piatto d'argento, che ti devo dire? richiesta Se per intanto ora, si va a vedere ragazzi. cosa pensa Tiziana di Matteo, poi quando vedi, truccalo veloce, dai. Dio te matica, perché si sta facendo sta cosa? Perché cosa pensi di loro che si truccano? Ma io penso che in questo gruppo siamo tutti finocchi, ce lo mettiamo nel culo ovunque, comunque, per favore, e questo dolce stasera, questi biscottini finiranno in un posto dove non batte nessuno. Esatto. Ho paura di quello che succederà! Sai! Boh, facciamo anche sotto. Bacio. No! Bacio. No! Bacio. No! Se la bacia. No, 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 no. Ora guarda sotto. Dai, se no non sto Dai, qui. siamo troppo dietro le quinte! Perché devi urlare? Perché Perché a sì. lui piace urlare. Da Matteo di Emiliano si chiama, sai?
Chiamo Emiliano, non per me. Sì, ma dicevo a te, digli di perché stiamo facendo sta cosa. Sì, ma fatti truccare, fatti truccare. Digli perché stiamo facendo sta cosa. No, no, ma non sono cazzi loro. Allora, perché non sono cazzi. Perché ti stai facendo truccare forse. Dillo, non interessa il perché, interessa il abbiamo come. Abbiamo una sfida da fare. Sì, esatto, bravo, comunque è bravo. Oh, ok, ciao. E le sfide non si rifiutano. Va bene, ci si vede tra 2 minuti e 4 secondi. Intanto, mentre loro si truccano, io vi faccio vedere che comunque Manuel sicuramente non ve l'avrà fatto vedere, perché è una testa di cazzo. Mi tocca cercare di non cadere perché c'è questa cosa qua. Mamma mia. Il panorama che abbiamo qua, che è questo. Ovviamente col sole, perché sì, ci va. E questo è il panorama che tutte le mattine, appena ci si sveglia, si vede. Ed è una cosa molto fica perché il panorama è bello. Vero? Mamma mia, che uomo vero che sei, eh? Ce l'hai i peli sul petto? Certo. Fatti la barba dopo. Cioè, ovvio, me la faccio. Se no... Sei andato dall'estetista? Sì, c'ho una pedicure che... Pedicure. Sì, pedicure. Hai detto pedicure. Pedicure. Oh, sorry. Ma prima tu non sai che cosa ha fatto Matteo? Che ha fatto? In poche parole, io gli ho lanciato, io ho lanciato addosso la coperta. Lì con una voce molto maschile mi ha detto: "Mi rovini il fan." Così. Ah. Basta. Il rossetto no! Sì. No! Sì! Via! Via il rossetto! No. Sì, ma non questo! Ah, no! Anche! Ai, olia! No, quello è mio, scusa, Cioè, nel senso... Perché è andata a me? Sì, infatti, sto cercando. Ma perché sto facendo tutto questo? Perché non hai la dignità. Devi farlo anche tu, devi farlo! Ah, io l'ho già fatto! Ed era peggio di questo! Non me ne frega. Era peggio di questo! Adesso lui mette... Lui che edita i video, mette la mia foto di quando ero truccato. Ed ero più truccato io, quindi non mi trucco più! Mai più! Mai più! Basta, mai più! Oddio. No, ma Leo. Sì, Leo, il rossetto. Dai. Aspetta, questa l'ho presa per bene. No, se me lo fai ridere, non riesco a mettere. No. Bella buccia. Così rimane. Così. Fanculo. E poi una volta che hai messo il rossetto, un dito in bocca così. No, fagli vedere. È così, perché se no poi vai. Fai così. Vai. Così. Bravo. Ma quanto ci godo a farselo mettere? Aspetta. Levati e poi va su denti, sta attento. Lo so io come fare. Bravo. Fermo. Bravo. Metti le labbra come prima. Stronzo. Bravo. Sento puzzi di plebeo. È gentissimo. Ti ho cadenziato dopo. Non vedo le labbra. Ci siamo una sera, guardate qui. Brutti finocchi. Bravo. Dove si va? Così non mi lascio i denti. No. Ma si può? Sì, dammi, si può. Lia, sei cattiva, sei. No. Apri la bocca! Mi sto pentendo. Non me ne ero mai convinto. Una discreta leggerezza. Ho perso un po' di casa.
Qua intanto mentre Manuel si fa truccare stiamo guardando ste robe così. E lei fa parte dei Tempest of Running. Mm-hmm. Io vado via perché la gente è brava, noi no. Adesso ragazzi, però Manuel comunque è molto... Cioè, a parte che io mi sono messo il rossetto, ma si nota poco, cioè alla fine il colore delle mie labbra è questo. Ma si mangia il dolce, che bello. Ah. Lia, chiamami appena Manuel è pronto. Niente ragazzi, qua va così tutti i giorni, una cosa peggio dell'altra. Ieri è stata la grigliata, come ha già detto Manuel, che ho cucinato io ovviamente. Eccolo! Ciao tesoro! Sì! Andiamo a prendere Manuela! Buonasera ragazzuoli. Che ora sono? Sono le... All'ora 26. Bene, qui abbiamo Tiziano. Non è la mia. Qui la Lia, col pappagallo, menta. E di là abbiamo gli altri ragazzuoli. Domani torna Fede. Intanto abbiamo qui Matteo ed Emi. Che ora si decide... Vai, domani blocco io, Blocca tu, punto. Però intanto... Sì, già, vabbè, da domani si sono... Sì, infatti, luna e mezza. Il mio cervello è strano, perché non è domani finché non dormo e mi sveglio. Vabbè, è giusto, abbastanza giusto. Io abbiamo Mio. Da domani vloggo io, anche Bologna, lui ha vloggato tutto. Vabbè. Ciao, buon periodo. Certo, va bene, a me va bene. Che dire, ora si parla degli spot. Avete visto, si è struccato, Manuel. Non è più brutto, è vero, è più bella prima. Grazie tesoro. Manuela. Adesso si deve... sei struccato. Sì, ma adesso dobbiamo comunque dare un'occhiata bene agli spot dove andiamo giovedì ad allenarci a Bologna, perché è un po' un casino se non sappiamo dove andare, dobbiamo girare alla cieca. Invece così adesso si starà una mezz'oretta più o meno a guardare bene gli spot e così si parte ben carichi la mattina. Giusto? Sì. Giusto. Poi parliamo anche con la Lia riguardo il viaggio e tutte le destinazioni. E niente, questa è la giornata. Vado all'Iper con gli amici. Fumo una canna. Vero signor Antonio. Saluto Antonio. E questa è la giornata. Abbiamo fatto un serale. Abbiamo finito, però non c'è stato verso Reccare perché... Le riprese erano di merda e di sera, sicché si reccono domani. Esatto. Quindi a domani. Buona notte. Buongiorno. Per chi ha dormito. E per chi è sveglio invece. Non si è fatto alter. No, sono le... L'orologio dice le 8:20. E mi sono le 5:02. Però sono le 5:02 di mattina. E poi abbiamo fatto nottata giocando a carte. Giusto. Già. Emanuele vince come stronzo, perché lui vince sempre. Tanto andiamo fuori a sentire gli uccellini. Intanto io picco le chiavi nella porta. Oh, fa abbastanza freschino fuori, ma non... Cioè sempre meglio che la chiave... Ma questo ero impegnato a mettere la chiave nella porta e quindi non riuscivo a parlare. Comunque fuori, da come potete vedere, è notte. Cioè, notte, sì. E qui si vede che non ho dormito. Fuori è mattina, molto presto, sono le 5. Però qua è bellissimo. Lì c'è l'alba. E quindi si fanno cose. Poi là c'è un panorama bello. Che si vede poco, però c'è. Quel poco che c'è. Adesso io devo andare a fare una cosina, quindi vi porto con me. Nel frattempo si va a fare un giretto. Comunque prima, non per dire, qua in questo spiazzale qua
sono uscito ad aprire le persiane e ho visto un cervo. Sì, un cervo, ragazzi. I cervi sono belli e buoni, però buoni da mangiare, in quel senso buoni. Quindi niente, tutto quello che è successo questa notte è stato tante risate, tante partite a carte, parecchie, troppe. Infatti ora mi sono preso una pausa, anche perché comunque mi stava esplodendo il cervello. E Manuel vince come un bastardo. Manuel vince davvero come un bastardo. Quell'uomo, non giocate mai a carte con lui, perché comunque vince sempre, vince sempre, vince sempre, vince sempre, vince sempre. Quindi non va bene che lui vinca sempre. E niente, quello che è successo stanotte è stato semplicemente, abbiamo giocato parecchio, forse troppo a carte. E niente, tutto qui. Giusto, Manuel? Non so se ti si vede, quindi... Giusto? Sì. Ok. Quindi, ragazzi, nulla. Questa è stata la nottata. Vi si aggiorna durante la mattinata, pomeriggio barra, perché in pomeriggio viene Fede. Dobbiamo risalutarlo, Federico, perché è bellissimo. E come è il nostro stato psicologico per non aver dormito? Questa sera c'è casino al Maracanã. Vai. Ancora da qui. Cioè, io lo fai spidi, ma lui... Ne fa un altro da qua, dai. Uh-huh. Ma mi è piaciuto.
Ma questo è il prato, non lo dire io, eh. Ma iniziato. Buongiorno ragazzuoli, anzi buongiorno, buon pomeriggio e quasi buonasera. Abbiamo finito il training di oggi, l'allenamento di oggi si è concluso. Intensivo ma bello, bello quanto intensivo. Io ho la schiena un po' a pezzi, però dai, basta potenziare un po' a strecciare e poi metti che si calma. Ora mi sta facendo la doccia, poi vado io a Uttizi e intanto siamo qua. C'è Fede. C'è Fede che guarda il video nuovo, sì, di King Kong. Sì. E di là c'è la Rebecca. Matteo ora finisce di editare, almeno la prima parte del video. Perché penso, se non sbaglio, si dividerà in due parti. La prima parte qui a Formarulli, a Barragazza, qui in Emilia Romagna. La seconda parte mio si farà. Ma sei proprio suo? Lì a Bologna. Ma di chi sei? Perché questo. Eh? Di chi sei? Infatti qua. Qui c'è Matte, qui c'è Tizi. E lì c'è, di qua c'è Amy. Matte. E niente, io e Amy stasera gli altri stanno a casa, si riposano, io e Amy si va a fare una girata in centro lì aspetta, Castiglione dei Pepoli, si va a fare un giro lì nella piazza, così per fare una passeggiata e rilassarci. Mentre noi staremo qui per finire di editare, sì, il nostro video che domani uscirà. Ma l'ha spiegato te, non io. Io sono, okay, più bello, faccio riflesso, quindi la gente... Sono come le lucciole, vedi? Fa lume qui, la gente è più attratta. Ok. Come un clickbait. Vabbè, ci vediamo. Ciao.